rappresentanza della provincia di Stati Minori di Capuana Vittura. Ecco, allora io sono qui per rappresentare padre Luciano, che è assente per un evento molto bello. Proprio in questo preciso istante un nostro confratello, fra Tommaso, sta diventando sacerdote, quindi a Roma, a Gemelli, lo stanno ordinando sacerdote, quindi chiaramente Luciano è presente là. La cosa bella della Valle di Rieti è che è racchiusa nell'abbraccio dei quattro santuari. A me piace molto ricordare un'immagine di Don Lorenzo Chiarinelli, quando diceva Francesco che viene in questa valle ha il desiderio di sentire che Dio lo ama e lo perdona, Poggio Bustone. Poi ha bisogno di un Dio che gli dia un progetto di vita, ecco la regola di Fonte Colombo. Poi lo vuole vedere, lo vuole toccare, ecco Griccio, il Natale. E poi tutto questo da vivere in fraternità, il miracolo dell'uva, la foresta. Un'immagine bella che unisce idealmente tutti questi quattro luoghi che fanno di questa valle una valle santa. È sempre bello vedere i santuari non in concorrenza tra di loro, quanto uno unito all'altro, come le tessere di un mosaico che ci restituiscono il volto autentico di Francesco. Non c'è un santuario più importante, ogni luogo è un'esperienza unica e irripetibile della vita di Francesco. Quindi è un momento molto bello anche per noi frati che abitiamo questa valle di poter donare a voi la ricchezza spirituale di questi luoghi. Grazie Padre Renzo, grazie. Allora, mentre le autorità si ritornano verso la platea, Padre Renzo, rimani con me, perché tu oggi fa tutto Padre Renzo, è la nostra star. Allora, dicevo, tu oggi hai un abito, hai l'abito, però sei qui in duplice veste, quindi sia in rappresentanza della provincia dei frati minori di San Bonaventura, sia come voce solista della corale Verbum Dei, diretta dal maestro Giovanni Proietti Modi. Tu rappresenti il ruolo di San Francesco insieme... Sì, ecco, diciamo che questa opera, l'oratorio, La Notte di Greccio, nasce proprio dal desiderio di riproporre in chiave sia recitata con la voce narrante di Cataldo Nalli e con la parte cantata, quindi solisti, io nella parte di Francesco, Marina Balasca nella parte di Santa Chiara e il coro che chiaramente dà respiro a questo oratorio. Quest'opera originale, scritta, un'opera veramente ispirata appunto dal maestro Giovanni Proietti Modi, proprio per celebrare questi 800 anni del Natale di Greccio. E questa è la nostra 19ª rappresentazione. Concluderemo fra 2 settimane nella Basilica Inferiore di Assisi. Quindi, ecco, dopo la 20ª, poi ci fermiamo un attimo. Un attimino di riposo. Io direi che la corale poi... Possiamo fargli entrare, prego. La corale Verbum Dei, diretta dal maestro Giovanni Proietti Modi. Un applauso alla corale. Sono tanti, accompagniamoli con un altro applauso. Prego maestro, il maestro Giovanni Proietti Modi, un applauso e poi ascolto. Una cosa molto semplice, vi chiediamo di non applaudire eventualmente alla fine, per non spezzare questo momento che prima di essere un concerto è un momento di preghiera dove appunto si parla usando le parole di Francesco e le parole della Sacra Scrittura. Grazie. La sua aspirazione più alta, il suo desiderio dominante, la sua volontà più ferma era di osservare perfettamente e sempre il Santo Vangelo e di imitare fedelmente con tutta la vigilanza dell'anima e del cuore la dottrina e gli esempi del Signore nostro Gesù Cristo.
meditava continuamente le parole del Signore e non perdeva mai di vista le sue opere, ma soprattutto l'umiltà dell'incarnazione e la carità della passione aveva impresse così profondamente nella sua memoria che difficilmente gli riusciva di pensare ad altro. A questo proposito è degno di perenne memoria e di devota celebrazione quello che il santo realizzò 3 anni prima della sua gloriosa morte a Greccio, il giorno del Natale del Signore. C'era in quella contrada un uomo di nome Giovanni, di buona fama e di vita anche migliore, ed era molto caro al beato Francesco, perché, pur essendo nobile e molto onorato nella sua regione, stimava più la nobiltà dello spirito che quella della carne. Circa 2 settimane prima della festa della Natività, il beato Francesco, come spesso faceva, lo chiamò a sé e gli disse: se vuoi che celebriamo a Greccio il Natale di Gesù, precedimi e prepara quanto ti dico. Appena l'ebbe ascoltato, il fedele e più amico se ne andò sollecito ad approntare nel luogo designato tutto l'occorrente, secondo il disegno esposto dal santo. E giunse il giorno della letizia, il tempo dell'esultanza. Per l'occasione sono qui convocati molti frati da varie parti. Uomini e donne arrivano festanti dai casolari della regione, portando ciascuno secondo le sue possibilità ceri e fiaccole per illuminare quella notte nella quale s'accese splendida nel cielo la stella che illuminò tutti i giorni e tutti i tempi. Arriva alla fine Francesco, vede che tutto è predisposto secondo il suo desiderio ed è ragciante di letizia. Ora si accomoda la greppia, vi si pone il fieno e si introducono il bue e l'asinello. In quella scena commovente